Salve, permettete, Daniele Canieschi, salve. Ciao. Salve. Vi volevamo consegnare una lettera sottoscritta da 630 persone, qui scritto 561 perché siamo rimasti indietro. È un gruppo Facebook per la riunione della FIGC e dei GC. Fermo. Sono d'accordo al 100% e quindi lo sottoscrivo anch'io, siete 562. Abbiamo fondato un gruppo su Facebook a cui hanno aderito 630 rotte persone, il gruppo si chiama FIGC e GC Uniti Subito, che chiede la riunione immediata delle giovanili dei partiti comunisti. Le motivazioni della divisione della diaspora comunista sono ormai archeologia della politica, oggi il mondo va molto più veloce e quindi far crescere i giovani nella diaspora significa farli crescere fra le ortiche, quindi la nostra proposta è appunto quella di riunirli subito e l'idea è appunto quella di lasciare il messaggio più comunista che conosciamo, che è unitevi. Io rispondo positivamente, oggi stiamo dando un segnale importante di riunire la sinistra in questa federazione a partire dall'unità dei due partiti comunisti. Io penso che nei giovani questo processo sia necessario e importante e sono convinto che i giovani comunisti debbano insieme alla FIGC lavorare per costruire in poco tempo, in tempi rapidi, un'aggregazione politica comunista di sinistra in cui noi siamo il soggetto promotore e il soggetto prevalente. È importante perché bisogna dare una risposta politica nelle lotte a questo bisogno di sinistra di unità che cresce dal basso. Quindi io penso che l'appello che questi compagni hanno lanciato colga nel segno, appunto perché è tutt'altro che politicista, cioè parte dalla necessità obiettiva che c'è nella società italiana di costruire un'aggregazione politica comunista di sinistra forte dal basso in cui tutti noi dobbiamo impegnarci. Io sono convinto che con la nostra conferenza nazionale riusciremo a dare un primo segnale, una prima risposta positiva a questo appello. Beh, intanto io dico che ci sia una spinta unitaria dalla base è un fatto molto importante e non è un fatto occasionale, insomma. Noi abbiamo già risposto per come possiamo nella nostra conferenza nazionale, dicendo che noi siamo pronti a costruire una nuova organizzazione giovanile comunista in Italia e io spero che quest'anno sia davvero l'ultimo anno che ci veda divisi, seppure diciamo oggi si avvia un percorso importante che ovviamente deve trovare un suo corrispettivo nei giovani. Quest'Italia, questa grande emergenza che stiamo vivendo, sia sul fronte dell'occupazione, sia sul fronte dei salari, sia sul fronte della scuola e dell'istruzione in generale, dimostra che c'è bisogno dei comunisti e c'è bisogno di un'organizzazione giovanile comunista unita.